Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Sama Barber. Prima di iniziare l'argomento, metti like al video, commenta e iscriviti al canale perché a te non costa nulla, a me aiuti a crescere e a portare contenuti sempre più di qualità. Comunque, se state notando il mio capello riccio e vuoi imparare a fare il mio capello riccio, torna sul mio canale, video precedente e lo imparerai a fare. Comunque ragazzi, andiamo subito al lavaggio. Così vi spiegherò passo passo come evitare la caduta del capello con piccolezze, accorgimenti e fiale anticaduta. Comunque, per il lavaggio, ragazzi, se avete i capelli secchi, evitate shampoo antiforfora e comunque shampoo che vanno a seccare capello e cute. E soprattutto, ragazzi, dopo che avete risciacquato lo shampoo, fate una maschera. Adesso non so, una maschera anticrespo, una maschera rigenerante, anticaduta, quello che usate voi come maschera, e dopo la maschera per un 15-30 secondi sciacquate la cute e la testa e il capello con l'acqua fredda, più fredda possibile. Aiuterà tantissimo a evitare la caduta del capello. Dopo vi spiegherò il perché. Andiamo Come potete subito. vedere, ho appena finito di lavare i capelli, dovete lasciarli umidi, tamponati solo con l'asciugamano. Comunque vi dicevo prima, ragazzi, di sciacquarli dopo la maschera con l'acqua fredda per una trentina di secondi perché va a dare uno shock termico e riavvia la circolazione. E può aiutare a evitare la caduta del capello, comunque una piccolezza che può aiutare. Come conditioner io uso, ragazzi, questa maschera di Brochure, anticaduta, un conditioner fortificante. Lo sto usando da un mesetto, vi dico, non mi dispiace, ve lo consiglio. E adesso invece, ragazzi, sto usando queste fiale, ho iniziato a usarle da poco, della cheramina. Vi dirò più avanti perché ho iniziato a usarle da poco, ragazzi, se saranno ottime. Come metodologia di uso è ottima perché comunque c'è questo tappino che si può applicare sulla fiala, comodissima, non vi scivola, basta premere e riuscite a metterla nei punti che volete, quindi è comoda. Adesso ragazzi vi farò vedere come applicare la fiala. Ok, eccoci qua ragazzi, con la fiala tenetela così in modo che potete schiacciare, andate a creare delle divisioni nei punti di interesse, fate cadere 2-3 gocce di fiala, premete col dito, fate una forte pressione e girate in senso circolare. Per qualche secondo, poi vi spostate, stessa cosa, mettete. Sentirete subito un forte bruciore, ragazzi, è normale, anzi vuol dire che sta attivando, si attiva la circolazione. Fate dall'altra parte, stessa cosa, hop, e via. Mettete, schiacciate. Io principalmente la metto in queste due zone qui perché è la zona in cui tendono a essere più secchi e a spezzarsi più facilmente. Quindi andrò su qua davanti. Applicate, dito, premete. E così ragazzi, ok perfetto. ragazzi, asciugati, finiti, abbiamo messo il conditioner anticaduta, fiale anticaduta, trattamento con l'acqua fredda, abbiamo fatto tutto. Per imparare ad asciugarli così, sul riccio, medio corto, trovate il video nel canale, basta iscriversi e andare nel canale e troverete tutti sul medio lungo, medio corto, da liscio al riccio, tutto quello che volete. La fiala, ragazzi, ha una metodologia di uso ottima, comunque anche quando, per esempio, in questo caso i capelli corti come i miei, mi avanza, posso sfruttare questo tappino che è incluso nella scatola per poter chiudere, non fargli perdere il suo principio attivo e riusarlo. Stessa metodologia vale per di questa applicazione della fiala, vale per le donne, se vogliono usarlo, ragazzi, non cambia nulla, solamente con la fiala per voi va via tutta, invece per noi ragazzi è molto più semplice, molto più facile che ci avanza, come è successo a me. Quindi se vi è piaciuto, è stato utile il video, lascia like, commento e iscriviti al canale. E per qualsiasi informazione privata, seguimi e contattami su Instagram. Alla prossima, ragazzi!